Siamo qui con il nuovo presidente del Giuliano, Gaetano Sestile. Gaetano, che emozioni si prova dopo tempo a diventare il presidente alla tua giovane età e a vincere all'esordio? Sì, emozioni a mille, anche se prima già ne avevo di emozioni, però subentrare in questa situazione delicata è sempre un tantino, diciamo, più emozionante ancora seguire le orme di mio padre. Come ti spieghi questa differenza tra i risultati in casa, che il Giuliano sta facendo praticamente un campionato a parte, mentre in trasferta si fatica ancora molto in pareggio? Sì, diciamo che la Serie D è un campionato molto particolare, molto difficile, e quindi bisogna approcciare alle partite tutti allo stesso modo, sia in casa che fuori casa. Però sono sicuro che già dalla prossima trasferta il Giuliano Calcio darà il 110% per raggiungere, diciamo, i tre punti. Quali sono state le sensazioni quando sei entrato in quello spogliatoio e hai fatto praticamente quello che faceva tuo padre, il discorso alla squadra? Le sensazioni sono state magiche, perché, come ho detto prima, cercherò di eguagliare tutti i comportamenti, tutte le sue, diciamo, volontà che ha portato avanti fino ad ora, e quindi ho parlato ai ragazzi come faceva lui, in modo molto semplice, tranquillo. E da oggi, anzi già dall'altra volta, dalla scorsa domenica, porteremo avanti sempre il suo credo e della sua persona fino alla fine. Possiamo dire praticamente che Salvatore ha un degno sostituto e sarà ancora più soddisfatto di un figlio come te. Ti ringrazio molto e ti saluto e abbraccio tutti gli sportivi e la redazione di Campania Futuro.